Ho fatto circa 5 secchi, là dove c'è un po' di corrente, c'è ancora la canaletta, io non la vedo comunque lì. E visto che mi sono un po' annoiato, che volevo un attimino esplorare la zona oltre che col drone anche a piedi, mi trovo, devo dire la verità, mi trovo in difficoltà in questa zona, perché non trovo riferimenti potenziali per dire questa zona qua c'è oro. Manca la geometria di questo posto, perché l'oro si sposta solo quando ce l'ha piena. Se vedete la sponda lì, dove di solito l'acqua arriva, lo vedete da quel margine lì sopra. Quindi con quel presupposto lì, se guardate bene, mi trovo su un tratto di rettilineo di questo fiume, quindi faccio fatica a trovare un'indicazione che mi dica, ecco, se vedi lì puoi trovare una concentrazione, che ci sia oro, ok, ci sta, va benissimo, ma che ci sia una concentrazione perché c'è una leggera curva, c'è un qualcosa che lo fa, oh, passato un aereo, che lo fa concentrare. Adesso proverò ad andare a vedere la sponda là in fondo, che si vede bene, per cercare di fare chiamiamolo un'analisi di profondità, dove potrebbe esserci dell'oro. Visto che sul piano orizzontale non trovo riferimenti, provo sul piano verticale. Ecco, magari l'unica cosa che mi dice sponda a destra, sponda a sinistra, che sulla sponda di lì, che sarebbe la mia sinistra guardando a monte, ci sono dei prismi. Quindi se ci sono dei prismi, l'acqua tende sempre a essere più veloce e non fa bloccare il materiale o fa erodere la sponda. Quindi se c'è dell'oro cercherà sempre di essere dalla parte di là, quindi dove non ci sono dei prismi, e andiamo a vedere quella zona lì. Arrivato sulla parete posso vedere lo strato in cui il materiale potrebbe essere buono. Adesso ovviamente io sono al di sotto di quella profondità lì, comunque lì si vede dove c'è uno strato di ghiaia, uno strato di terra e un altro strato di terra, e sotto ancora un altro strato di ghiaia. Quelli sono delle piene passate che hanno caricato, pulito, ricaricato, e quindi formano quelle strisce lì. Ecco, se dovessi cercare dell'oro dovrei scavare oltre 60 centimetri per arrivare in quello strato lì di ghiaietta, primo strato. Poi se non mi piace perché magari non ha caricato bene, dovrei sorpassare uno strato di terra e andare sotto. Adesso lì c'è una tana di qualche animale, quindi non voglio disturbarla. Un'altra cosa interessante è che avvicinandomi in questa zona qua vedo che non è una parete rettilinea, ma fa una lieve curva. Quindi se c'è una curva su questo rettilineo ci potrebbe essere anche una decelerazione del materiale in questa zona qua, perché lì scava e lo butta di qui. Quindi potrebbe essere da provare questa zona qua, dove sono adesso io, se c'è qualcosa. Se notate lì c'è sabbia, proprio per far capire che la corrente forte passava di qui e decelerava, quindi se c'era dell'oro passava da questa parte, con la curva lo fa cadere perché rallenta, mentre nella parte di là la corrente era molto più leggera e quindi non portava neanche via materiale, la sabbia, quindi la lasciava lì. Un'altra cosa interessante in questo punto qui è vedere proprio gli strati che avete visto in precedenza, sotto, più sotto ancora, c'è tutto questo bellissimo strato che fa un po' da isolante, questo isola tutta questa parte qua. Sarebbe interessante scavare tra questo punto qui e sopra, perché se notate questa zona qua è più compatta, questa è più recente, questa qua ha fatto in tempo a compattarsi, quindi qua è un materiale che è isolato.
andando sotto potrebbe esserci ancora dell'oro, però in questo stato qui c'è stato veramente un grande cambiamento di questa zona. Guardate qui, tutta zona ferrosa, bella compatta, quindi da qua se c'è dell'oro o comunque altro materiale non scendeva. Ecco, noi stiamo scavando in questo momento al di sotto di questa zona qui, quindi questa zona qua. Io per ora non ho visto un granché, però mi hanno detto che era la zona in cui trovavo, adesso cerchiamo. Aggiornamento sulla giornata qua sull'Elvo. Allora, nella canaletta ci sono un po' di puntini nella prima strisciata, come avete visto prima, adesso ce n'è un po' di più. Incomincio ad essere un po' stanco, quindi cosa succede in questo momento? La canaletta potrebbe contenere ancora un bel po' di secchi, farne ancora 6-7 prima che si riempia completamente, si saturi. Però, essendo un po' stanco, cosa faccio? La svuoto adesso, per quello che c'è dentro, vedo quanto oro ho fatto, mi dà una carica e vado avanti ancora per qualche ora. È un altro metodo questo per automotivarsi, per andare avanti anche quando si è stanchi. Un video sulle canalette e tutto quanto ve lo farò più avanti. Adesso vi faccio proprio una cosa veloce. Una piccola informazione: quando voi tirate fuori il materiale da una canaletta, ovviamente il concentrato sarà nettamente maggiore rispetto a un classico piatto o secchio, quindi è molto difficile tirare via dopo, cioè tirare via, separare l'oro da tutto il resto del materiale pesante, specialmente quando questo materiale qua è nero. Questo nero qua cos'è? Magnetite. Quindi, per darci una mano, ognuno di noi di solito si ingegna, questo qua me l'hanno regalato, con qualche strumento che ci dà una mano. Adesso vi faccio vedere. Con questo coso qua, che al suo interno c'è un magnete, qua, passo, e cosa succede? Ho raccolto tutta la magnetite che c'era, vedete? Poi cosa si fa? Tirando indietro questo, che è come una siringa, lo sgancio. Adesso l'ho ributtato qua dentro, però questo procedimento qua si fa, io raccolgo materiale, lo faccio 2-3 volte perché qua dentro potrebbe esserci anche qualcosa di oro, e poi lo mollo di fianco. Eccolo qua. Ok, non so se vedete, ma tutti quei puntini lì bianchi o gialli, adesso non so come la ripresa, quelli sono tutti puntini d'oro, atomi d'oro, pagliuzzine d'oro. Ho fatto 5 secchi, l'oro che c'è in questa zona è così. Diciamo che è una zona per fare una produzione un po' più, non da singolo cercatore, ma io ho fatto 5 secchi, sarebbe da farne almeno 40-50 secchi per questo tipo di oro, per vedere almeno un grammo o una bella stellata, come si dice. Sfondo nero, tante pagliuzzine d'oro, sembrano delle stelle, e si dice una bella stellata. Quindi, com'è andata oggi la giornata sull'Elvo? Ma direi bene, ho fatto un bel viaggetto stamattina, la giornata oggi era ottima, temperatura perfetta, né troppo caldo né troppo freddo, ho trovato oro, sì, tanto, non tanto perché sono io che non ho voluto sbattermi più di tanto, la zona mi piace, magari qualche volta ci tornerò con qualcuno, magari qualche indigeno del posto, così almeno si viene qua con un po' di attrezzatura più da produzione.
E niente, io vi consiglio di iscrivervi prima di tutto al mio canale, chi è già iscritto di attivare la campanella, perché così almeno quando escono i miei video vi arriva la notifica e sapete che ho fatto qualcosa di nuovo. E niente, seguitemi, ciao a tutti.